All'inizio del primo canto, che funge da introduzione all'intero poema, Dante si è smarrito in una foresta irta di ostacoli e simbolo allo stesso tempo del traviamento del poeta e dello stato di corruzione e di infelicità dell'umanità intera. Intorpidito dal sonno del peccato, il poeta non ricorda neppure come ha potuto perdere la retta via. È l'alba del Venerdì Santo del 1300, anno del primo giubileo, e Dante, come il profeta Isaia, viene confortato dalla vista di un simbolo divino, il sole nascente che illumina la vetta di un colle. Ma la selva nasconde ulteriori minacce. Ed ecco, quasi al cominciar dell'erta, una lonza leggera e presta molto, che di pel macolato era coperta. La lonza è la prima delle tre fiere, allegorie evocate dall'immaginario dei bestiari medievali, che sbarrano la strada al poeta. Sopraggiunge un secondo felino, un superbo leone, seguito da una lupa affamata che respinge Dante nell'oscurità della selva. All'apice della disperazione, d'improvviso, appare dinanzi a lui un'ombra silenziosa, alla quale chiede aiuto. È l'anima di Virgilio, l'autore più amato da Dante, che lo conforta e lo invita ad intraprendere un nuovo viaggio verso la salvezza dal peccato, rappresentato dalla selva e dalle fiere. Con un discorso profetico e oscuro, Virgilio annuncia il futuro arrivo del Veltro, misterioso salvatore del mondo e dell'Italia. Si offre quindi come guida e prefigura a Dante il viaggio nell'oltretomba. La prima tappa è un luogo familiare al poeta latino, l'inferno, già visitato da Enea nell'Eneide. Il viaggio proseguirà salendo la montagna del Purgatorio, dove le anime espiano i loro peccati nella speranza dell'ascesa ai cieli. Virgilio preannuncia infine al poeta che un'altra anima, più degna di lui, Beatrice, lo condurrà al paradiso. Dante acconsente e i due si mettono in marcia.